Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il 16 di gennaio. Andiamo a fare l'analisi sulle candele weekly per la settimana che va dal 18 al 22 di gennaio. Partiamo con sulle commodity, partiamo come di consuetudine con il nostro CRB. Se vi ricordate, CRB avevo detto che se avesse rotto questa resistenza dinamica sarebbe andato a prendere la media 200 e guardate, media 200 presa, vedete che avevo messo questa freccia e così è stato. Il trend rimane longo, se dovesse, rimane sotto, se dovesse rompere il massimo, potrebbe continuare e andare a prendere i 184. Comunque il trend rimane long. Se andiamo a vedere adesso il nostro CRB sul grafico daily, vedete che ha continuato il suo rialzo. Vado a mettere questo, vedete che le medie sono tutte rivolte verso l'alto e il trend rimane long. VIX, eccolo qua il VIX che ha fatto una candela inside. Vedete che per il momento la media 200 sta tenendo, questa area di supporto che io avevo messo con la freccia sta tenendo. Per il momento siamo in una fase di laterale, siamo sempre a rotto la media 21, però attenzione perché per il momento finché non rompe questo massimo è inutile entrare a mercato. Il VIX sul grafico daily, vedete che siamo su questa resistenza dinamica, trend è la media, scusate, di un mese ha girato verso l'alto, però 2 mesi rimane ancora, come si chiama, short. Per il momento non facciamo niente e aspettiamo. Andiamo adesso a vedere il nostro ratio, vedete che il ratio era quello importante, vedete che gold, silver. Il gold che questa settimana anche è stato una candela inside, è stato più forte dell'argento. Vedete che siamo però sempre sotto la media 21, per il momento siamo in una fase ancora di short, inutile aprire posizioni, stiamo aspettando. Se lo guardiamo su con le nostre medie di migliorino, eccole qua, solo un istante che sto vado a prendere le medie di migliorino ed ecco che con le medie di migliorino il gold ratio gold argento, vedete che comunque rimane ancora in una fase di short. Staremo a vedere se rompe questo supporto, allora continuerà l'ascesa, e se romperà la resistenza dinamica, allora continuerà la salita. Dow Jones Gold, vedete che Dow Jones, l'azionario, il mercato azionario che continua il suo rialzo, e vedete che il mercato azionario ha rotto questa resistenza dinamica la settimana scorsa, questa settimana ha fatto ancora un rialzo. Avevo messo come target questa freccia qua, la media 200, staremo a vedere, per il momento trend rimane ancora long. Il Dow Jones con il gold, vedete che attualmente siamo ancora in una fase di rialzo, lo vedete dalle medie che sono tutte rivolte verso l'alto. Il Dow Jones contro le commodity, vedete che, guardate come preciso, avevo detto che la settimana scorsa no, non aveva rotto il supporto, questa settimana l'ha rotto e adesso prossimo target potrebbe essere 157,26. Se lo guardiamo sul grafico daily, vedete che trend ha rivolto tutto al ribasso, come avevo detto settimana scorsa. Prossimo target potrebbe essere adesso, lo vado a metterlo sul grafico i 157,26, vedete che lo vado a mettere qui 157,26, così avete sempre un punto di riferimento, eccolo qua, che vado a mettere sulle impostazioni 157,26. Staremo a vedere se sarà così, punto 26, il prossimo target. Salviamo, per il momento rimane tutto short. Poi andiamo adesso a vedere il crypto, il Ethereum, Bitcoin, che anche questo è molto interessante. Ethereum, Bitcoin, che avevo detto che solo se rompeva questa supporto avrebbe potuto scendere, era sceso, vedete che aveva fatto. Poi dopo è ritornato al rialzo e vedete che ieri questa settimana non ha rotto il massimo, comunque ha fatto una candela inside, questa pin bar, starei attento. Qui per il momento il trend rimane ancora long, per il momento non facciamo niente. Se lo guardiamo il ratio sul grafico, lo andiamo a vedere daily, eccolo qui le commodity, il grafico daily.
scusate che ho fatto un errore, cripto, eccolo qua, che è molto importante da vedere questo, e vedete che il trend comincia a essere long, vedete che anche l'annuale long, per il momento qui suggerisco che se dovesse rompere questo supporto, questa resistenza, scusate, potrebbe continuare il suo rialzo. Adesso andiamo a vedere le commodity, che è la cosa più importante, andiamo a vedere com'è la situazione. Partiamo dal WETT. Possiamo vedere che le granaie hanno fatto un nuovo massimo, ho detto che se rompeva il massimo sarebbe continuato al rialzo, vedete che nuovo massimo, vedete che qui avevo detto solo se rompeva il massimo, qui potrebbe essere partito un nuovo ciclo, 26 di ottobre. Adesso qua staremo a vedere che cosa succede. Trend rimane comunque ancora long sulle granaie che hanno fatto veramente un grande rialzo se si pensa dove erano prima. Eccole qua le granaie. Vedete che il WETT continua il suo rialzo. E qui vado a mettere il massimo. Trend rimane ancora long, inutile aprire posizioni short. La soia, grande, possiamo dire, la soia che questa settimana, negli ultimi mesi è volata, vedete che la soia, lo vedete voi stessi, volata veramente, nuovo massimo, sta continuando, inutile entrare a mercato, io ero entrato poi a causa della scadenza si era chiuso, anche qui trend rimane ancora al rialzo, inutile aprire posizioni adesso, troppo tardi, dovrò aspettare le correzioni, vedete che trend rimane tutto long sulla soia, inutile aprire posizioni. Poi andiamo a vedere il corn anche lui, guardate la corn, avevo detto che la settimana scorsa se rompeva al massimo poteva continuare la salita e guardate corn salito. Anche qui il trend rimane long, anche qui se rompe il massimo potrebbe continuare, inutile entrare a mercato adesso perché è troppo tardi, c'è troppa forza, bisogna aspettare il momento migliore. Adesso per chi vuole entrare, per chi ha perso il treno non serve più entrare. Vedete che continua il suo rialzo, vedete dalle medie sono tutte rivolte verso l'alto. Il gold che è crollato, crollato, gold che dopo aver fatto in 1954 è ritornato al ribasso, ha rotto la media 21, ha continuato il suo ribasso, potrebbe andare a riprendere, fare il pullback qui, per il momento non facciamo niente, aspettiamo, attenzione che questo dove c'è la freccia, questo supporto, se dovesse essere rotto potrebbe crollare, per il momento non faccio niente, aspettiamo sul gold prima di entrare a mercato, il gold vedete che al momento rimane in una fase di rialzo sull'annuale laterale sul 2 mesi, per me qui è inutile entrare. L'argento che continua anche lui, se è sopra la media 21, io sono dentro con un ETF long, aspetto, per me il trend rimane long, potrebbe se rompe questo supporto qui, vedete che in caso che dovesse rompere questo supporto, potrebbe allora in questo caso crollare, vedete che lo vado a mettere. Metto la freccia che almeno avete sempre un punto di riferimento, per esempio io entro solo long, non utile che faccio delle operazioni short, vedete che per esempio non faccio niente, vedete, monitoro questo supporto che mi dà un punto di riferimento e l'argento, vedete che voi stessi continua ancora in una fase di lateralità, il trend però rimane long. Poi andiamo a vedere il petrolio. Petrolio dove siamo dentro long, vedete che avevo detto che andava a prendere la media 200, la media 200 è stata presa anche qui, ho detto che era il prossimo target adesso vado a fare, potrebbe essere i 59,84, se dovesse rompere, chiudere sopra la media 200, allora continua il rialzo, però il trend rimane comunque long, se lo guardo il petrolio sul grafico daily. Vedete anche voi stessi che vado a farlo più chiaro, vedete che il trend rimane per momento long, non, vedete che le medie sono rivolte verso l'alto e anche l'annuale non ha ancora girato verso l'alto, però petrolio rimane long. Poi, dopo il petrolio, andiamo a vedere il
Platino molto interessante anche il platino che al momento si trova in una fase di andato a fare il pullback, poi è ritornato, ha chiuso una candela, ha rotto però attenzione al minimo, però il trend rimane sempre long e il platino, eccolo qua, il platino sul grafico daily, vedete che rimane per me, rimane ancora tutto long, inutile aprire posizioni short. Poi andiamo a vedere il caffè che al momento ha fatto una candela outside rialzista, ha omesso come target pullback qui, ha rotto il massimo della candela precedente, per il momento rimane ancora tutto long, aspettiamo. Poi il caffè sul grafico daily, vedete che continua il suo rialzo, potrebbe adesso ritornare a prendere i 140, per il momento trend rimane long, per il momento non apro nessuno, io ce l'ho dentro con un ETF e aspetto. Il gas che questa settimana avevo detto che solo se rompeva questo supporto che sarebbe chiuso, ha rotto il massimo della bandiera, continua il suo rialzo, gas che rimane ancora in una fase di long e vedete che il gas rimane sempre long per il momento. Qui c'è una fase laterale, però sul gas per il momento non entrano, non ho un punto di appoggio. Il copper che continua il suo rialzo, vedete che è andato, fatto una candela inside negativa, per il momento anche qui niente da fare, no, il trend rimane sempre long e il gas, vedete che il gas continua per il momento la sua scalata verso i piani alti. Il gas, se dovesse rompere questo supporto, allora a questo momento potrebbe crollare. Cotone, eccolo qui. Vedete che il cotone continua il suo rialzo, ha rotto il massimo anche nella precedente. Il trend rimane sempre long, è inutile aprire posizioni short. Cotone che al momento, guardate voi stessi, si parla solo di long. Inutile aprire posizioni short. Il cacao, la musica è la stessa. Per il momento siamo in una fase di incertezza. Ha fatto una candela, ha rotto il minimo della candela nella precedente, non ha rotto il supporto della resistenza dinamica sul cacao. Starei attento prima di aprire posizioni al rialzo. E il cacao, vedete voi stessi che sul grafico daily rimane in una fase di lateralità, niente da fare sul cacao. Terminiamo con lo zucchero che questa settimana, guardate come lo zucchero sta partendo verso gli alti, ha rotto il massimo, vedete che è il zucchero anche lui, per il momento continua la sua scalata verso l'alto, inutile aprire posizioni short, zucchero che rimane comunque ancora long. Termina qui la mia analisi, ricordo sempre che sulle commodity ci sarà 10 anni di 10 anni interessanti perché siamo nel ciclo della primavera di Condider. Ciao a tutti, buon weekend a voi e le vostre famiglie.